Buon sabato a tutti, oggi 4 settembre, proviamo a fare il punto sul rinnovo di Frank e sì, me lo state chiedendo in tanti, sui social, nei commenti agli altri video. Proviamo a chiarire un po' la situazione che sì, anzi, poi se mi scrivete anche il vostro punto di vista mi fa piacere, perché vorrei anche capire il tifoso del Milan da che parte si schiera, se con la società, se con che sì, se in una via di mezzo. Perché probabilmente in questa situazione un po' tutti hanno delle colpe, se così vogliamo definirle. Il giocatore che chiede troppo, sta tirando troppo la corda, chiedendo troppi soldi alla società, o comunque il Milan che è arrivato tardi a occuparsi del rinnovo di Frank Kessié. Però bisogna contestualizzare le cose, perché il Milan è vero che probabilmente è arrivato un po' lungo sul rinnovo di Frank Kessié ad un anno dalla scadenza, ma il Milan sta trattando questo rinnovo già da 6-7 mesi. Evidentemente, se non ha già rinnovato, è perché le richieste del procuratore di Kessié, Giorgia Tanganà, sono state comunque sempre molto alte. Non è che Kessié da un giorno all'altro è passato da 3 milioni a 6-7 milioni. Comunque le richieste sono sempre state alte, il Milan contestualmente doveva rinnovare i contratti a Donnarumma e Çalhanoğlu, quindi comunque aveva altri pensieri per la testa. E nonostante questo ha continuato a parlare, a dialogare con Giorgia Tanganà e anche col procuratore di Calabria, però lì si è trovato un incontro, una via di mezzo, e in questo caso ancora no. La sensazione è che ogni volta che il Milan prova ad arrivare vicino alle richieste di Kessié, il procuratore di Kessié alza l'asticella. Il Milan era partito da 3 milioni e mezzo, poi è arrivato a 4 e mezzo, poi è arrivato a 5, a 5 e mezzo più bonus, da quello che ci risulta ora è arrivato addirittura a 6 milioni di euro il Milan, mentre il giocatore, tramite l'agente, è arrivato a chiedere 7 milioni netti più 1,5 di bonus, più le commissioni. Sono comunque cifre molto alte, consideriamo sempre il periodo storico, il periodo complicato della pandemia che ha un po' tagliato le gambe a tante società in Italia e in Europa. Il Milan sta cercando comunque in ogni caso in maniera fiduciosa di arrivare alle richieste di Kessié, però c'è la sensazione che ogni volta che il Milan alzi la proposta economica, dall'altro lato si continua ad alzarla. E questa strategia puzza un po', è come quando c'è un giocatore che vede dietro l'angolo la possibilità di andare via a zero, e quindi trovi un po' la scusa che il Milan non arriva a soddisfare le richieste economiche. Ma se queste richieste ogni volta salgono, aumentano, le difficoltà ci sono. Però non è detta l'ultima parola, non è ancora chiusa, nel senso che in questo momento il Milan, a casa Milan, c'è ancora fiducia che si possa arrivare ad un accordo. Però cosa deve succedere? Che il Milan faccia la sua proposta, magari migliorandola ancora un pochino, alzando, non lo so, la parte dei bonus, arrivando a 6 milioni più bonus, e dall'altro lato che si faccia un passo verso il Milan. Perché comunque credo sia un po' particolare questa situazione del rinnovo di Kessié, anche la strategia comunicativa adottata da Kessié e il suo procuratore non è stata una strategia molto chiara. Cioè, mi spiego, questo è un mio parere personale, poi ripeto, scrivetemi anche voi nei commenti cosa ne pensate. È strano che un giocatore faccia delle dichiarazioni così forti come le ha fatte Kessié durante il periodo delle Olimpiadi a Tokyo. Io me ne ricordo ancora bene: voglio rimanere al Milan a vita, torno a Milano e firmo. Sono dichiarazioni forti, sono dichiarazioni che mai nessuno le ha fatte in passato, e questo lasciavano comunque intravedere la luce in fondo al tunnel. Quando un giocatore si espone in questo modo, è chiaro che dopo un po' insomma si arriva alla conclusione della trattativa, si arriva alla firma finale. E invece siamo arrivati a inizio settembre, si è chiuso il calciomercato estivo e la firma non c'è ancora stata. Questo inizia a preoccupare un po' anche la dirigenza, i tifosi, che si sta bene al Milan, non vediamo il motivo del perché di questo ritardo. Evidentemente
ci sono altre offerte importanti dall'estero. Non neghiamo che sia ricevuto delle proposte allettanti dalla Premier League, non solo il Tottenham, ma anche altre squadre si sono fatte avanti, hanno fiutato l'affare, il giocatore può andare via a parametro zero tra un anno, e quando è così sappiamo che società ricche come il Tottenham, ma anche in Francia il Paris Saint-Germain, insomma, quando società così ricche che hanno possibilità di offrire ingaggi altissimi, perché per loro a bilancio insomma si riesce in un certo qual modo a risolvere grazie ai soldi ricevuti dai diritti televisivi, dagli sponsor, dalle vendite delle magliette e da tutta una serie di ricavi. Per questa società non è complicato offrire 7, 8, 9, 10 milioni ai giocatori. E quindi questo può succedere anche perché sì. Ora vorremmo capire se perché sì è più importante rimanere al Milan, crescere insieme al Milan e crescere anche economicamente, perché il giocatore comunque andrà a migliorare dai 2 milioni,2 che guadagna attualmente ai 6 che propone il Milan, oppure è più importante magari pagare una certa commissione al suo procuratore, una commissione elevata al procuratore, un po' come è successo negli altri casi con Çalhanoğlu e Donnarumma, che sono andati via zero ma con delle commissioni alte ai procuratori, guadagnare magari 8-9 milioni di euro e passare direttamente in un'altra società. Sta al giocatore fare un passo verso il Milan. Ribadiamo, in queste situazioni un po' tutti hanno delle colpe, perché anche il Milan poteva arrivare un po' prima a risolvere questo caso, però c'è anche da dire che tante società in questo momento stanno uscendo dalla pandemia, è difficile anche fare delle offerte così alte, e quindi è dura anche per un club come il Milan andare a pareggiare offerte all'estero di squadre importanti, di società grosse all'estero. Mi riferisco al Paris Saint-Germain, al Tottenham, al Manchester United, al Chelsea, al City, che sono delle superpotenze in questo momento particolare. Quindi scrivetemi anche voi nei commenti da che parte state, se dalla parte della società, dalla parte del giocatore, perché il caso che si sta diventando sempre più un tormentone. Noi lo sapevamo, perché ovviamente se non si arriva alla firma se ne riparla e riparla tutti i giorni. Poi c'è anche la situazione relativa al rinnovo alla cessione di Castiglieco. Confermiamo, lo abbiamo detto anche ieri nella story su Instagram e in particolar modo su YouTube, il giocatore è in trattativa con il CSKA Mosca. Il Milan sta parlando con la società russa, hanno tempo fino al 7 settembre per chiudere la trattativa. Castiglieco potrebbe andare via, ma bisogna trovare l'accordo economico. Il Milan vorrebbe un prestito con obbligo o una cessione a titolo definitivo, giustamente vorrebbe guadagnare dall'addio di Castiglieco. Il CSKA Mosca invece vorrebbe un prestito con diritto, il giocatore ha ancora 2 anni di contratto con il Milan, vedremo che situazione alla fine si verrà a verificare, vedremo se ci sarà l'addio di Castiglieco. Mancano pochi giorni, ripeto, il 7 di settembre si chiude il mercato in Russia, c'è ancora da trovare l'accordo, però il dialogo va avanti. C'è una trattativa vera e propria confermata anche da parte del club, e quindi vedremo alla fine cosa succederà con Castiglieco. Questo è il punto sul giocatore spagnolo, e precedentemente abbiamo fatto anche il punto su Frenkessie. C'è ancora distanza economica tra le parti, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, con l'augurio che si possa finalmente chiudere, si possa finalmente mettere un punto a questa situazione del rinnovo di Frenkessie. A presto per un nuovo video.